La battaglia contro il doping ha numerosi testimonial tra i più noti atleti, ma nei giorni scorsi a condurre il fronte del no per combattere i cosiddetti aiutini nello sport e nella vita sono stati i giovani che hanno aderito all'iniziativa nazionale Positivo alla Salute. Noi abbiamo seguito quella di Pesaro con Nicoletta Grifoni. Dalle discipline sportive alla musica, dai fumetti ai murales, prodotti grafici, video fino alla moda, dire no al doping è molto di più che aderire ad un progetto informativo del Ministero della Salute. Significa in realtà testimoniare il proprio impegno a non cercare scorciatoie per prevalere anche nella vita. Rispettare se stessi e gli avversari, riconoscere i propri mezzi e i propri limiti, diventare uomini e donne coraggiosi e leali. Per questo l'iniziativa Positivo alla Salute WISP, che ha coinvolto i ragazzi di 8 istituti superiori in tutta Italia e che ha avuto come punto di riferimento Pesaro, ha riunito dirigenti scolastici, sportivi e della sanità, ma soprattutto ha messo in evidenza la creatività dei giovani rispetto ad un tema che li tocca molto da vicino e su aspetti diversi della loro crescita e formazione. Una mattinata di sport in Piazza della Libertà accompagnata dalla presentazione dei progetti degli studenti. Dal liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo in provincia di Prato, a quelli del liceo scientifico e tecnico di Orvieto, a quelli di Trieste, di Quarto, Barletta e Venezia, solo per citarne alcuni, con il liceo scientifico musicale Marconi di Pesaro a fare gli onori di casa. Tanti contributi per il no al doping che mina la salute e droga non solo la competizione, ma anche i rapporti con gli altri e con se stessi.